E a tutti ragazzi, io sono Sivi ed oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video. Allora, come avete visto dal video precedente, vi ho spiegato un pochino qual è la situazione che sto passando, il periodo e tutto. A distanza di una settimana, voi dovete sapere che ho vissuto eventi che davvero sono ancora adesso sconvolta. Mi sono presa qualche giorno di assenza sui social network perché ho riscontrato un enorme problema nella mia vita. Che cosa è successo? Praticamente, per farla breve, ho fatto un incidente. Non l'ho provocato io, ma bensì ero in macchina col mio grandissimo fotografo, nonché autista, Alessandro Calderoni, e ci sono venuti addosso. Ora, io non vorrei dire niente, però sono rimasta alquanto destabilizzata da questa situazione e infatti mi sono ritirata un pochino di tempo dai social network, cosa che è durata 2 giorni nemmeno, per dedicarmi un pochino a risolvere tutta la questione che si era creata intorno a questo incidente. Avevo spiegato sulle mie Instagram stories di questo sinistro, molti di voi si sono preoccupati e io vi ho tranquillizzati dicendovi innanzitutto che io sto bene, non ho riscontrato nessun problema con fratture o robe così. Ma comunque questa settimana all'ospedale ci sono finita comunque. Per adesso tralasciamo. Vi racconto un pochino le dinamiche di questo incidente. C'eravamo io e Alessandro su questa strada. Non vi sto a fare i nomi della strada perché tanto le persone che non sono di Roma non sanno dove sia, potrei sparare un nome qualunque. Era una strada a doppia corsia, quindi così e così. Noi eravamo sulla corsia di destra, che per voi destra è questa. Ve lo dirò come se lo stesse... Stesse... come se ti... guardando voi. E c'era un semaforo. Alessandro aveva inserito la freccia per andare a destra, perché noi dovevamo andare a destra. Inserita questa freccia, Alessandro svolta e io sento boom. Calderoni, mi sa che qualcuno ci è venuto addosso. Guardo fuori dal finestrino, vedo questa moto a terra e questo signore scaraventato di faccia. E ho fatto, eccoci qua, bella serata. E vorrei specificare che quella sera io stavo andando ad un evento, al Roma Web Fest, che mi avevano invitato come ospite speciale, mi avevano invitato a parlare del mio canale e tutto, e ho dovuto far saltare l'evento perché c'è stato questo incidente. Le dinamiche di questo sinistro sono molto semplici. Noi avevamo inserito la freccia a destra, sulla corsia di destra, stavamo svoltando a destra, e un tipo che voleva andare dritto con il motorino, e specifico con il motorino, specifico motorino perché, ragazzi, io sono la prima che va in giro con una macchina non sicura, perché io questa cosa, davvero, io sono consapevole del fatto che io vado in giro con una macchina non sicura. E adesso tutti vi starete chiedendo, ma tu guidi? Sì, a 16 anni si può proseguire una patente per minorenni, che si può distinguere in 2 tipologie diverse: AM per ciclomotori e quadricicli, quindi macchine, motorini che vanno fino a 50 all'ora, e A1 che sono ciclomotori e quadricicli che vanno a fino a 125 all'ora. No, non è 125 all'ora, non è la velocità. No. 50 e 125. Ok, però cioè, la dimensione del motore. Vabbè, Alessandro, mamma mia, per farla più semplice. Ma 125 all'ora ci fa una macchina mia sola. Vabbè, Alessandro, ma te lo lasciamo. Quindi io ve lo dico per tutti i ragazzi che stanno proseguendo per fare questa patente: con i motorini state il triplo più attenti, ma anche le persone comunque adulte o che hanno una moto, state attenti, perché stare in moto equivale ad essere molto più esposti di stare in una macchina. Ma comunque, chiudendo questa parentesi, e veramente ragazzi, fate attenzione. Chiudendo questa parentesi, torniamo all'incidente. Questo signore si è scaraventato sulla nostra macchina, cadendo a terra. Io nel panico, anche Calderoni era nel panico perché eravamo sconvolti dalla situazione, siamo scesi, ci siamo recati subito dal signore che aveva sui 56 anni, chiedendogli appunto come sta, se dobbiamo chiamare l'ambulanza, la polizia. Comunque abbiamo chiamato tutto, è intervenuta l'ambulanza, ha certificato che il signore sta bene. La polizia un po' meno, perché ci ha fatto diversi problemi, perché lì per lì noi eravamo veramente... comunque scioccati dalla cosa. Io comunque ero un attimo nel panico, ho detto cavolo, mi dispiace un sacco sia per il signore che ci è venuto addosso, sia perché comunque avevamo un evento importante quella sera. Ho messo da parte ovviamente l'evento per dedicarmi a quella persona. Chiamata la polizia, è arrivata la volante dopo tipo 15 minuti, cioè comunque il signore era venuto all'ambulanza, è andata via, intanto è venuta la polizia, dicendoci: sappiate ragazzi che per queste cose dovete chiamare la polizia di zona. Voi lo sapevate che ogni zona ha una pattuglia diversa? Io l'ho scoperto lì per lì. E infatti eravamo molto destabilizzati perché, cioè,
vedi una persona a terra, vedi un'ambulanza, vedi che la moto è a terra con la fiancata rigata, vedi una macchina con le quattro frecce con la fiancata rigata in mezzo alla strada, capisci che è un incidente. Tu non puoi per lì guardare a terra e dire: ragazzi, dovete chiamare qualcun altro perché il lavoro comunque è vostro. Secondo voi noi lì per lì stavamo pensando al numero di quale quartiere eravamo? No, abbiamo pensato subito a intervenire chiamando polizia e tutto per assistere il signore, perché noi non ci eravamo fatti niente, sia Calderoni che io eravamo a posto, soltanto un po' destabilizzati mentalmente. Calderoni, che cosa c'è? Ah, vero, avevamo anche la cintura. Cioè, ragazzi, sempre la cintura, mi raccomando, io la metto sempre. Ci sono dei ragazzi della mia età che io li vedo proprio con la musica a pala, tunz tunz, senza cintura, senza nulla, senza... Che gente. Le dinamiche comunque dell'incidente erano queste. Abbiamo chiuso questa parentesi, ma come vi ho anticipato all'inizio del video, non è finita qui, perché io il giorno dopo dell'incidente, per coloro che mi seguono da almeno un anno, sanno che io il dicembre scorso, quando feci Vlogmas, che mi dispiace tanto che quest'anno non mi riesco a dedicare Vlogmas perché, come vi ho spiegato nel video precedente, ho in mente di portare nuove cose su questo canale, quindi a breve le vedrete, comunque, cioè, capirete meglio la situazione. Vi ho parlato di un mio vecchio problema che adesso si è ripresentato, cioè la gastrite, che si è ripresentata appunto 2 giorni fa. Siamo andati in ospedale alle 2 di notte, perché io stavo veramente male, cioè sentivo fitte agonizzanti qui, e sono andata in ospedale con Calderoni, che comunque è un mio amico, senza mia mamma, perché mia mamma ovviamente era a casa. Alle 2 di notte eravamo in giro, ho detto: Alessandro, mi sto sentendo male, andiamo all'ospedale. Ci siamo recati in ospedale. In ospedale la tipa mi ha guardato e ha detto: sì, guarda, per assisterti però abbiamo bisogno di tua mamma. Io ho fatto: mamma, chi la sveglia mia mamma alle 2:30 di notte? Svegliamo mia mamma, portiamo mia mamma, si sono fatte le 3. Certificano finalmente che c'è un genitore in presenza di un minore. Mi fanno mettere a sedere e io aspetto lì. Le 3, le 4, le 5. Alla fine io vado lì a chiedere appunto informazioni dopo 2 ore e mezza che stavo così. E ho chiesto: scusatemi, ma io sono lì, mi avete dato un codice verde, ci sono 70 persone avanti a me e nessuno mi ha chiesto informazioni su come sto, bla bla bla. Io capisco che negli ospedali ci sono persone che stanno veramente veramente male. Non si parla di gastrite, si parla di persone che veramente sono in fin di vita. E come è scritto nell'ospedale, se stai aspettando c'è qualcuno in condizioni più gravi delle tue. La risposta più ovvia da dare è dire: ma va, ma il fatto che comunque vedi una ragazzina alle 3 di notte, che comunque mi facevano veramente male, ragazzi, perché io ho questo problema con la gastrite che devo indagare, perché devo capire se fare ulteriori visite, se fare ulteriori procedure per guarire questa cosa o comunque alleviare questi problemi. E alla fine di tutto, chiudendo questo quadro, mi hanno dato, come si chiamava quel coso? Il Malox, che sarebbe una roba contro la gastrite, comunque problemi di stomaco. E la tipa, dopo 2 ore e mezza di attesa, mi ha guardato e ha detto: sappi che noi qui non sappiamo cosa fare, quindi devi tornare a casa e poi chiedere al tuo medico curante di famiglia di assisterti. Ma dirmelo 2 ore e mezza prima e farmi aspettare lì. Io, ragazzi, quando si parla di drama sono la prima che sta al centro, perché davvero tra incidente, ospedale, si è aggiunta un'altra cosa, perché poi uno dice che queste cose se le inventa, ma davvero assurdo. Ieri mi si è rotta la macchina, e con questo, ragazzi, io posso concludere qui questo video, perché questa settimana, ragazzi, sapete che è una disgrazia, disgrazia tutte a me. Comunque niente, volevo condividere con voi questa settimana perché mi sentivo in debito di darvi delle spiegazioni su come sto. Io sto bene mentalmente, no, ma fisicamente sì, per adesso, grazie al Malox sto bene. Se non mi viene attacco di gastrite tra 5 minuti, forse questa notte riesco anche a dormire sogni tranquilli, sperando che la mia macchina venga riparata il più presto possibile e sperando di non fare più un ulteriore incidente, perché davvero, ragazzi, state attenti quando siete per strada, anche se siete dei pedoni che attraversate sulle strisce, sappiate che siete voi che dovete pensare a curare la vostra vita e a pensare alla vostra vita, perché se voi vi mettete sulle strisce con la musica e con il telefono in mano e non guardate nessuna macchina, può darsi che qualcuno non vi vede e poi lì va a finire in disgrazia. Quindi davvero, ragazzi, mettetevi le cinture, abbiate cura di voi stessi e per favore, io veramente, ragazzi, per favore, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il giorno peggiore della vostra vita. Fermi, 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 fermi tutti. Prima di concludere
questo video, volevo darvi un ulteriore aggiornamento riguardo alla mia settimana, perché sì, è avvenuta anche una sparatoria qui a Roma. Esattamente, mentre ero per strada con Alessandro Calderoni, si è avvicinata una moto con a bordo due persone incappucciate con un bel cappello di lana e bandana, con una pistola puntata in aria. Hanno cominciato a sparare per poi lanciare una molotov nei secchioni dell'immondizia. Inutile dire che io e Calderoni, non appena è successo tutto questo casino, non è che siamo corsi via di più, anche perché eravamo in ma. Ma questo è soltanto per dirvi che la mia vita, da una settimana a sta parte, è una missione di sopravvivenza. Volevo regalarvi questa chicca perché vi ho comunicato questa notizia su Instagram e molti di voi si sono spaventati, eccetera eccetera, chiedendomi come sto e ulteriori informazioni. Volevo soltanto comunicarvi che non so il motivo per il quale Roma Today non abbia ancora postato nessuna notizia, ma è successo. Eravamo in strada, questi si sono avvicinati con questa pistola puntata in aria, hanno cominciato a sparare. Io tipo, oh mio Dio, stiamo per morire, questo è il momento. E il tipo poi ha lanciato una molotov infuocata, che per chi non sapesse che cos'è, è una bottiglia riempita di alcol con attaccato un panno, che lui accende il panno, poi la bottiglia esplode, cioè tutte a me. Ora, detto questo, potete continuare a vedere la fine di questo video e pregare per favore insieme a me che riesca a sopravvivere almeno un'altra decina d'anni. Non vi chiedo di più, nel senso, il giorno in cui vi è successo davvero qualcosa che ancora adesso ripensarci vi chiedete perché a me. Comunque, detto questo, niente ragazzi, vi mando un grande bacio. Volevo ringraziarvi comunque del supporto che mi avete dato nell'ultimo video che ho caricato su questo canale. Capisco che questo è un periodo abbastanza particolare per me e infatti, come potete vedere sul canale, non sto molto attiva, ma in generale su tutti quanti i social. Sto passando un periodo un pochino che devo superare da sola, ma che riuscirò a superare perché non ho superato dei periodi così, quindi tornerò alla Sivi di una volta, la Sivi con il sorriso sempre stavando in faccia. Vero Alessandro, un giorno tornerò forse anche a volere bene ai miei amici. Quando mai? Quello mai, scusa. Detto questo, infatti, che stato. Detto questo, vi ricordo di seguirmi sul mio profilo Instagram, Sivi Show Official. Tacchino, mortadella, mozzarella, maestra, giocatori numero uno, minestrone, malox, macchina, incidente, imbuto. Basta, e poi mi prendo niente. Detto questo vi mando la buona io vi auguro buon proseguimento della vostra giornata. Io sto scoppiando di caldo in questa luce e niente, noi ci becchiamo al prossimo. Dovevi dirlo tu. Prossimo, manca di notte. Lo devo dire? Video. Al prossimo video. Ciao. Un kiss. Un kissone. Ok, brava vacca. Ti sei guadagnata un brava. E un iscritto. No. Iscritto ricambi.